Oggi Mazzancolle. Quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Sì, benvenuti qui. Ciao a tutti, sì, e benvenuti nella nostra cucina reale. Oggi mazzate per tutti, giusto? Oggi Mazzancolle. Vi faccio vedere come riesco ad organizzare un pranzo doppio partendo da un unico ingrediente. O meglio, essendo io a dieta e i miei maschietti no, perché no, non ne hanno bisogno. Non ne abbiamo bisogno. E allora faccio per loro una pasta e per me un secondo piatto partendo dalle mazzancolle e le zucchine. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il pranzo in doppio come si fa. Ed eccoci pronti per cucinare insieme due piatti, uno per me che sono a dieta e uno per Gabriele Denso. Vi faccio vedere come partendo da una base unica possa poi evolvere in un piatto più gustoso per i miei cari, senza però lasciare indietro il gusto per me. Allora, cosa ci occorreranno? 300, io ho qui 600 grammi di mazzancolle surgelate, io ne mangerò 250 grammi, loro due divideranno il resto delle porzioni. In tutto ho 600 g di mazzancolle surgelate che a peso sembrano un granché, ma poi nella realtà, dopo averle cucinate, vedrete, saranno realmente poca cosa. Per me un cucchiaino di olio extravergine di oliva, per loro ad occhio. Io cerco di aggiungerne un cucchiaio alla salsa di pomodoro e un cucchiaio e mezzo alla preparazione dei gamberetti. Per loro 180 g di pasta. So che è tanta, ma Gabriele ne mangia molta ed Enzo certe volte mi chiede il bis. Io ne faccio sempre un po' in più, al limite poi gliela ripasso la sera. Qualcuno che la mangia si trova sempre. Sale, una passata di pomodoro. Per la pasta ci occorrerà anche del tonno, io uso dei filetti di tonno al naturale, e poi zucchine, a piacere vostro, quante ne volete, io non voglio esagerare perché Enzo non è un patito delle zucchine, quindi se cominciano ad avere preponderanza sul piatto poi lascia tutto, e allora meglio poco che niente. Cosa utilizzo? Utilizzo uno scarto di zucchine che avevo precedentemente conservato da una preparazione che ho fatto, gli spaghetti di zucchina, e poi una zucchina bella fresca che adesso vado ad adolare insieme a voi. E poi ci occorrerà anche uno spicchio d'aglio. Per iniziare io ho già fatto andare una intera bottiglia di passata di pomodoro con uno spicchio d'aglio e un pizzico di sale. Metto sul fuoco, allungo leggermente con dell'acqua e faccio stringere ben bene. La salsa di pomodoro non la userò tutta, oggi è sabato, stasera farò la pizza e quindi ne utilizzerò soltanto una piccola parte e l'altra la conserverò per la pizza. Nel frattempo taglio a dadolata così le mie zucchine. E quindi in un'altra padella metto lo spicchio d'aglio, un cucchiaio d'olio che dividerò mezzo su di me, mezzo per me e mezzo per loro. Quindi aglio e tutte le zucchine che erano state precedentemente lavate, quelle con la buccia, e tra l'altro io le uso bio. A questo punto salo leggermente e metto sulla fiamma, una bella fiamma vivace. Metto anche l'acqua della pasta con una manciata di sale. Io lo metto prima il sale e metto subito sulla fiamma alta. Preparo le mie mazzancolle in maniera molto molto semplice. Non faccio altro che aprire le confezioni, prendere un colino, versarle dentro e passarle sotto il getto d'acqua, così, per togliere la brina che nei surgelati potrebbe essersi magari formata, e li lascio poi così in un piatto in attesa che sia il loro turno per essere cucinate. Nel frattempo approfitto per eviscerare meglio magari qualche gamberetto che era scappato alla pulitura. Durante la pulitura meccanica può capitare che di qualche gamberetto rimangano le viscere, e allora noi togliamo tutto. Quando le zucchine saranno leggermente imbiondite, ma non troppo, butto dentro i gamberetti e lascio andare a fiamma vivace. Nel frattempo la salsa di pomodoro ha cotto, l'ho tirata via dal fuoco, quindi
aggiungo un filo d'olio a crudo fuori dalla fiamma e un pizzico pizzico di zucchero, la punta di un cucchiaio, per togliere l'acidità. Mentre i gamberetti cuociono, per accelerare la cottura, stando attenti al quantitativo già messo nelle zucchine, aggiungo un pizzico di sale. Quindi a questo punto avremo gamberetti e zucchine che cuociono assieme, l'acqua per la pasta sul fuoco e la salsa di pomodoro già pronta. Siamo a un ottimo punto, direi. Mentre la cottura dei gamberetti va avanti, io mi porto avanti con la preparazione, scusate il gioco di parole, e tolgo gran parte della salsa di pomodoro, ne lascio circa metà in padella, così, per condire la pasta, ma anche un altro po', dai, così, perfetto, mentre questa la metto da parte per la pizza di stasera, così ho fatto anche un pezzetto della cena. A questo punto, alla salsa di pomodoro che è rimasto, aggiungo dentro il tonno. Oddio, questa lattina è da 200 grammi, io ne metto un 100 grammi circa perché sennò è troppo. E metto velocemente sul fuoco, giusto per far amalgamare insieme i due ingredienti. Così da una parte avremo la salsa che sta diventando un buon sughetto al tonno, molto stretto, perché non voglio che sia una pasta molto sugosa, deve essere una pasta molto stretta. Ok, lasciamo andare 2 minuti, non di più, mentre nell'altra padella i nostri gamberetti e le nostre zucchine hanno tirato fuori l'acquetta, che adesso faremo stringere completamente. Quando il tutto comincerà a sfrigolare ben bene, saranno pronti per essere divisi, una parte a me e una parte verrà buttata lì dove c'è il sughetto al tonno ad aspettarla. Nel frattempo l'acqua ancora non bolle. Bene, tutta l'acquetta è evaporata, quindi siamo in piena fase di tostatura dei gamberetti. Lascio tostare 2 secondi precisi, quindi tiro giù la mia porzione. Tolta la mia porzione, arricchisco quella di Gabriele e Enzo con un altro filino d'olio e poi verso il contenuto di questa padella in quest'altra padella. E fare tutto con una mano, vi assicuro che è difficilissimo. È rimesto per bene. Possiamo star fermi ad aspettare che vada in ebollizione l'acqua della pasta, non bolle più. Io nel frattempo compongo il mio piatto. Ed ecco pronto l'impiattamento per me. Gamberetti, questa è una cosa che faccio spessissimo, guardate che belli. Eccoli qua, venuti proprio buoni, accompagnati col limone. Io poi, quando li mangio, faccio in modo che le fette di limone si mescolino con i gamberetti senza spremere il succo, quindi donano l'odore ma non quel sapore troppo aspro, le fettine di limone, e poi accompagno tutto con dei peperoni semplicemente passati in forno, ripuliti dalla loro buccia e conditi con limone e sale e un micro goccio d'olio. Bene, questa è la mia porzione. Adesso andiamo a vedere cosa faccio ai ragazzi. Prima di tirare giù la pasta dal fuoco, prendo un mestolo d'acqua di cottura e lo verso nel sughetto. Quindi adesso scolo la pasta e torno subito da voi. La padella la lascio andare leggermente in modo che prenda tutto il sugo e la manteco un pochino. Io effettivamente una padellina più piccola potevo anche prenderla per facilitarmi il compito. Ricordatevi di togliere lo spicchio d'aglio. Quando sentirete il friccicore riprendere, potete anche tirarla giù dal fuoco. Ed ecco qui le nostre porzioni belle pronte. Gabriele, Enzo e mamma, tutti e tre. È rimasta della pasta per eventuali bis che vengono sempre chiesti. Con un'unica base, un intero pranzo per tutta la famiglia. Buon appetito! Avete visto com'è semplice con mazzancolle, zucchine, tonno fare un pranzo di quelli reali, veramente? Un piatto, due piatti con un unico ingrediente, insomma, no? Sì, partendo da un'unica radice si possono sviluppare piatti diversi. Bravo. In modo che uno non si debba
battere tra ingredienti diversificati per poter fare una dieta in maniera semplice ed equilibrata. Quindi, se questa tipologia di video vi può essere utile, fatecelo capire attraverso i commenti qua sotto. Mi raccomando, commentate, comprate i nostri gadget sempre solo in Ancora con edicola. questi Sì, gadget sì, sì, sì. inesistenti. Con il prossimo numero, che cosa? Una bottiglietta d'acqua naturale, eh? Se pagate un surplus, anche frizzante. Ve la Bene, bene, aggiungo. grazie a tutti per aver partecipato quindi al nostro giveaway. E noi ci vediamo sempre qui per il prossimo saporitissimo piatto. Ciao e Ciao! attenti alla zucchina.